Bello ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video. Allora ragazzi, come vedete sono in pigiama. Allora ragazzi, non vi è arrivato come detto il video delle challenge perché non ho giocato. Eccoci qui ragazzi, ritornati, mi aveva chiamato un momento mia mamma. Allora ragazzi, oggi siamo con la mia formazione che vorrei del Napoli, sentendo i possibili acquisti. Allora ragazzi, questa è la formazione che ha giocato contro il Gozzano la prima amichevole di campionato. Ve la metterò anche qui ragazzi, qui davanti, qui ve la metterò, però ve la leggo anche. Allora, Napoli, Carnedis, Isai, Albiol, Maximovic, Luperto, Rog, Amsic, Fabian Ruiz, Caleone Inglese e Insigne. Beh, disposizione, ve li metterò qua e ve li leggete qua e ve li leggete voi. Allora, ragazzi, sentendo le voci di mercato, allora, adesso partiremo con, come vedete qui sopra, con una base di 150 milioni e faremo il nostro mercato. Allora ragazzi, adesso aspettate un momento, vado a cercare le informazioni della rosa del Napoli. Allora, ecco qui ragazzi, scusatemi. Allora, ecco qui ragazzi, abbiamo qui la formazione del Napoli davanti e quindi adesso vi metto i giocatori. Ve li scrivo qui, giocatori per ruolo. Allora ragazzi, come vedete qui, in porta c'è Meret, Karnazes e Contini. Non toccherei niente, quindi rimaniamo 150 milioni e andiamo avanti con i difensori. Allora ragazzi, difensori ne sono tanti. Ve li metto come sempre qui ragazzi, tutti qui, una bella lista qui ragazzi. Allora, dei difensori, Koulibaly, ovviamente, non lo venderei. Maximovic, lo venderei. E guadagneremo sugli 8 milioni. 158. 158 milioni. Albiol no. Chiesa no. Tonali no. Luperto lo mandiamo in prestito. Quindi, niente. Ecco qui i difensori. Allora, ragazzi, adesso abbiamo una base di 158 milioni in attivo. Adesso andiamo con i terzini sinistri. Abbiamo Gullom e Mario Rui. Gullom assolutamente non lo venderei, invece Mario Rui sì. 158 e 14, come vedete qui abbiamo una base di milioni di 172 milioni. Molto buono. Ok, allora, terzini destri abbiamo solo Isai e non lo venderei ovviamente. Poi abbiamo i centrocampisti, a voi sai, non ve lo metto perché è uno. Poi abbiamo i centrocampisti, che ve li metto sempre tutti da qui. No, no, qui c'è il mercato, da qui. Allora, centrocampo c'è Diawara, non lo vendo. Amsic no, Alanna no, Zielinski no, Ruiz no, Rogi no, Kolasinac no, Acean no. Centrocampo non toccherei nessuno. Poi ci sono le ali sinistre che abbiamo Insigne no, le metto qui, ovviamente sempre qui. Insigne no, Younes, no mi piace Younes, non lo venderei però anche se è infortunato. Onas no, e Tudino no. Alla destra abbiamo Verdi, Caleone, Cicciretti, Roberto Insigne, Bifulco sempre qui ovviamente. E qui venderei Callejon. Sì, ragazzi, la venderei, a me non piace proprio Callejon. E ci faremo altri 24 milioni e quindi avremo un bilancio di 184 milioni, ragazzi, molto buono. Oh, ovviamente qua ci metto 4 attaccanti, Dries Mertens, Milik, Inglese e Vinicius Moraes. Ragazzi, di qui non venderei nessuno. No, nessuno. Adesso, ragazzi, andiamo a comprare i giocatori, ragazzi. Ci vediamo fra poco. Allora, ragazzi, a destra, come detto, visto che abbiamo solo Isai, io prenderei proprio lui. Eccolo qui, Héctor Bellerín. E andremo a spendere 40 milioni, ragazzi. Da 182 diventano 142.
Poi ragazzi, allora, poi ragazzi andrò, io andrei a prendere difensore centrale, un giocatore molto forte per me, ragazzi, molto molto forte per me, poi non so per voi, andiamo a cercare, ragazzi, andrei a prendere come difensore centrale, andrei a prendere, aspettate ragazzi, quante volte andrei a prendere. Allora ragazzi, come difensore centrale andrò a prendere proprio lui, Milan Skriniar, 45 milioni, avremmo una base di 97 milioni ragazzi, molto poco direi la verità, però io andrei a prendere gli ultimi due colpi ragazzi, andrei a prendere proprio lui, sì ragazzi, penso che avete capito, l'attaccante, proprio lui, lo sto cercando ragazzi. Perché lo farò vedere, sì, ragazzi, lo devo cercare in diretta, sì, sì, ah, ho scritto, ragazzi, lo devo cercare in diretta, mi dispiace, ragazzi, scusate del tempo, ma io lo devo cercare in diretta, ragazzi, adesso andiamo a cercare proprio qui, passata nel Napoli, con la numero 7 nel Napoli, proprio lui, è il Matatore Cavani ragazzi, eccolo qui ragazzi, 60 milioni, avremo una base di 37 milioni e io andrei a fare l'ultimo colpo e andrei a prendere, sì, sì, proprio lui, ovvero, proprio lui, ovvero, Javi Martinez del Bayern Monaco ovviamente. Lo cerco anche lui in diretta perché top player, se devi cercare in diretta top player Javi Martino, eccolo qui ragazzi, adesso metterò anche la foto, eccolo qua ragazzi, sì, è proprio lui, Javi Martinez, 40 milioni 37, però 3 ce li prendiamo dai biglietti. Ragazzi, ecco qui, Javi Martinez 40 milioni, ce ne rimangono 37, ma 3 milioni, ci andiamo a fare debiti, 40 milioni, prendo proprio lui, Javi, eccolo qui, Javi. Adesso ragazzi, per questo video è tutto ragazzi, adesso ragazzi metto qui la foto della squadra, ragazzi, adesso vi apparirà qui la formazione che io metterei nel mio Napoli, scosso un po' come vedete, eccola qui. Leggetevela bene, o ve la metterò qui o ve la metterò proprio davanti a me, penso più di qui, ecco qui ragazzi. Allora ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video ragazzi, bella!